Riprendiamo ragazzi, nello scorso episodio Johnny ha avuto il suo appuntamento con Rogue, che non è andato benissimo. Io continuo a pensare che Rogue ci stia nascondendo qualcosa. E poi Johnny ha deciso di riunire la sua vecchia banda, la sua vecchia band, per fare ultima schitarrata, insomma, un ultimo concerto. L'abbiamo fatto e adesso dobbiamo attendere la chiamata di Nancy tra un giorno. Io, ragazzi, sto anche facendo le attività dell'NCPD e le sto facendo in live. Vedete? Ho liberato un bel po' di cose. Se vi siete persi gli episodi scorsi, abbiamo fatto anche la missione con Judy, ed è stata l'ultima missione con Judy che ci ha salutato per sempre, e questo mi è dispiaciuto tantissimo. Però, ragazzi, abbiamo ricevuto un suo messaggio, anzi, abbiamo tre addirittura. Tre messaggi. Eccoli qui. Guardo un po'. Ah! Ciao dal ventoso Oregon. Si è trasferita, se n'è andata, ragazzi, se n'è andata. Nah. Per una volta me ne sto con le mani in mano, non faccio nulla. È rilassante, beh, sì. Come va la vita a Next City? Tieni duro? Potrebbe andare meglio, ma anche peggio. Troverò un modo, vi ce la fai sempre. Devo andare, i vecchi mi stanno chiamando. Sì, i nonni sicuramente. Ciao, ciao Judy. Mi fa piacere che ci abbia mandato un messaggio. Comunque, allora, a questo punto. A questo punto, ragazzi, dobbiamo attendere la chiamata di Nancy tra un giorno. Io direi di skippare la giornata e vedere se ci chiama. Il concerto è organizzato. Stasera al Red Dirt. Hai parlato con Kerry? Non è che ha cambiato idea? No, no, affatto. In realtà è piuttosto carico. Non lo vedevo così dai tempi di Sigaret. Che mi dici di Harry? È dei nostri? No, non ci ho neanche provato. Non spreco il fiato per quello stronzo. Beh, allora ci vediamo stasera. E non Sì, preoccuparti sì, per la sì, sì. Siamo chitarra, ho già tutta la strumentazione. carichi. Ci andiamo, ragazzi. Ci vediamo lì. Sì, ci vediamo lì, ragazzi. Allora, ci siamo. Sì. Ancora nessuno. Correre per poi aspettare, la solita storia. È pristino, infatti. Aspettiamo, ragazzi. Ok. Ehi, hey, Vi! Ho qualcosa per te. Non so se lo sai, ma questa apparteneva a Silverhand. Cazzo, Nancy ci sa proprio fare. Dovremmo solo sussurrarle Mikoshi all'orecchio e sarebbe fatta. Grazie per il concerto. Ti prego. Kerry non potrebbe neanche pulirsi il culo senza il mio aiuto. Silverhand era come lui, forse. Oh, peggio. Almeno Kerry faceva quello che gli dicevo, non mi ostacolava. Sì, ma adesso dov'è? Dov'è Kerry? Dovrebbe arrivare a momenti. Mi ha detto che suoni molto bene. Spero Abbastanza. proprio, perché non faremo nessuna prova. Mi preoccuperei del rimpiazzo di Henry piuttosto. Kerry ha chiamato Drowsin, dei Catwalt.
Lo conosco, l'ho visto suonare. E? È bravo? Non è male, non eccezionale. L'incognita della serata sei tu. Prendi la pillola, ma sii discreto. E se iniziassi di nuovo a vomitare sangue? Cerca di non dare nell'occhio, è la grande serata di Kerry. Ho l'impressione che Nancy creda che io non sia all'altezza. Beh, sei pronto a spaccare? Sì, però non fare cazzate. Divertiti. Non è che mi fanno male tutte queste pillole. In effetti. Aia. Aia. E siamo giunti. Cazzo, mi fanno girare i coglioni quando sono pelato così. Comunque, dai. Eccoti qui. Questo è Drowsy, dei Cutthroat. Ehi, sono un fan, un grande fan. Anche tu. Ho tutti i loro album. Cioè, non avrei mai sognato. Rilassati, Chum. È sulla tua stessa barca. Se vuoi parlare con una star, parla con me. E cerca di calmare quei tremiti. Sto tremando come lui. Se non peggio. Ti stressa la folla oppure sono io? Vaffanculo. Anche altrettanto. Andiamo, dai. Guardate che chitarra. D'accordo. Cazzottissimo. Andiamoci dentro. Dai, dai, spacchiamo tutto. Che figata, ragazzi. Porca puttana, che figo. Bomba, ragazzi, mi sono gasato un sacco. Che stronzata. Che cosa? In realtà ero parecchio nervoso per il concerto. Perché? È andato benissimo. Sentivo di dover dimostrare qualcosa. A me stesso, a te, non so che cazzo. Ma alla fine mi sono... solo divertito. Era questo il bello, era questo il punto. Ma...
Vuoi fare un altro concerto? Dai, facciamo un altro. Vuoi farlo di nuovo? Cazzo che sì, dai. No. Ma che no? Va bene così. In tal caso, ecco. Prendila. Come souvenir. Sei sicuro? Non suonerò senza di te. Non sarebbe lo stesso. So cosa cerchi di fare. Ma io continuerò a suonare. Dobbiamo prendere per forza la pillola. Io volevo... Vuoi sentire una nuova... Johnny? Fare un giro con Johnny, ma no, non è possibile. Se n'è andato, vero? Sì. Sì. Ma può ancora sentirti. Grazie. Ma... ora non sono dell'umore adatto per voci dall'oltretomba e tavoli che si muovono. Credo che questa dovresti tenerla tu. Non avresti dovuto, davvero. È la pistola con cui ho cercato di sparare a Johnny quando è entrato in casa mia. Vuoi dire con cui hai cercato di sparare a me? Sì. Già? E prima... non importa. Fico! Mi sento come se mi fossi risvegliato da 50 anni di sonno. Si torna al lavoro... Stammi bene, Vi. Ciao, Kerry. Farò sentire. Beh, non è andata così male, no? Peccato che Kerr se la sia filata. Immagino che avesse fretta di andarsene. Probabilmente sta già scrivendo una nuova canzone. Non è quello che volevi. Farlo sentire meglio. Meglio, ma non così tanto. Johnny, non mi lasciare di nuovo. Non posso vivere senza di te. Diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto. Spero che le ultime richieste siano finite. Forse. Ora potrai fare quello che vuoi. Devo parlare con Anako. E in fretta. Sì. Ok. Come vuoi. Andiamo. Ragazzi, è il momento, eh. È il momento di parlare con Anako. Incarico completato. Va bene, abbiamo fatto anche questo per Johnny. Ci siamo divertiti un casino. È stato bellissimo. Mi piacerebbe anche rifarlo. Niente. E a questo punto, ragazzi, visto che ci siamo dilungati tantissimo con le missioni secondarie, abbiamo fatto un sacco di roba. È anche giusto che andiamo da Anako all'Embers. E penso che lì si segnerà il destino di V, Nomad V, e anche il destino. Cazzi di stronzi, e anche il destino di Johnny. Anche il destino di Johnny, sì. Abbiamo tante altre missioni secondarie, tra cui anche quella di River, di andare alla sua cena, eccetera, vabbè. Insomma, quelle cose lì. Però, ragazzi, io direi di farle più avanti. Più avanti, se sarà possibile. Quindi, non so... quanto sia uscito lungo il video con qualche taglietto che vi avrò fatto eccetera, però io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Al prossimo andremo da Anako. Aspettate che attivo la missione e vediamo un po' che succede. È arrivato il momento di scoprire che come andrà a finire, insomma. Come andrà a finire, ragazzi. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.